La liturgia ambrosiana celebra oggi, domenica sesta di Avvento, la Divina Maternità di Maria. Una ragazza di Nazareth di Galilea che, come ogni altra donna in Israele, desiderava diventare sposa e madre. E Dio glielo ha concesso a modo suo, inserendosi nei suoi sogni di sposa e di madre. Dio porta a compimento la sua rivelazione al mondo, donandole Gesù, suo figlio. E un primo spunto viene dal secondo libro di Samuele, che narra del re Davide che voleva costruire un tempio al Signore, ma il profeta Natan lo raggiunge in fretta per dirgli: non tu costruirai una casa a Dio, ma Dio costruirà una casa a te. E mentre è evidente che tutte le religioni hanno sempre cercato di costruire una casa per il proprio Dio, la Scrittura ci rivela che è Dio che anzitutto desidera costruirsi una casa sua tra gli uomini, per abitare con loro per sempre. Stando per sé al libro dell'Esodo, a Dio sarebbe bastata tanto per iniziare anche una piccola tenda, pur di riuscire ad accompagnare il suo popolo in quel suo peregrinare nel deserto verso la terra promessa. Ma al suo disegno mancava ancora qualcosa. Perché mai Dio cercava di prendere casa tra gli uomini? A cosa stava puntando? Non cercava semplicemente compagnia. Puntava a sentirsi davvero chiamare padre, padre dell'intera umanità. Come avrebbe potuto fare per dare corpo a questo suo desiderio profondo? Ed è qui che si avvia una storia che ha dell'incredibile, che solo un Dio innamorato poteva inventare. Ed è così che il Vangelo di Luca ci racconta di un angelo inviato da Dio ad una ragazza di Nazareth di nome Maria, già promessa sposa di un uomo chiamato Giuseppe. Ed è come se proprio per lei Dio si perdesse, si innamorasse, appunto, un Dio che si preannuncia per entrare da lei, bella questa espressione, che chiede ad una ragazza di acconsentire alla sua proposta. Nulla di strumentale, ma una singolare relazione d'amore che solo intendeva generare amore nelle fattezze anzitutto di un bambino che avrebbero poi chiamato Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Ecco, sta tutto qui, questo rapporto profondo, questa relazione di Dio con Maria. Il dialogo tra l'angelo e Maria è intenso e affascinante. Comincia Gabriele dicendo: «Ora allegrati, piena di grazia, il Signore è con te», mentre nel cuore di Maria già si accavallano tutta una serie di domande. Ma perché questo saluto? Cosa mi sta dicendo? Forse qualcuno qui potrebbe descrivere Maria come presa anzitutto da un senso del pudore. Ma c'è dell'altro. Certo, si comprende la reazione dignitosa di una ragazza che, sentendosi al centro di un disegno più grande di lei, reagisce dicendo in modo più che logico: ma come posso diventare madre se ancora non ho conosciuto un uomo? Ma intanto Maria percepisce anche qualcosa di molto più alto, come se si sentisse raggiunta e avvolta da un mistero d'amore più grande e irresistibile. Come cominciasse a percepire che, oltre al semplice desiderio di essere amata da un uomo, era Dio stesso che le stava prendendo in seria considerazione. Come si sentisse avvolta, abbracciata da lui, raggiunta da uno sguardo che non ferisce, ma solo ti carica di grande tenerezza. Per questo Gabriele le dice: rallegrati, caire Maria. Così Maria pronuncia con grande fermezza e decisione il suo sì. Ecco, cosa sia intercorso tra il cuore di Dio e il cuore di Maria non ci è dato di sapere fino in fondo, solo possiamo percepirne il frutto, come dirà Elisabetta, incontrando Maria già gravida di suo figlio: e benedetto è il frutto del tuo grembo. E nell'imminenza del Natale, a fronte di un mondo che si agita attivando emozioni deboli e spesso effimere, non basta dare qualcosa di buono. Conta saper andare all'essenziale, lasciando trapelare
anche in questo Natale, Gesù, e Gesù soltanto. Maria dunque dice a Dio un sì chiaro e convinto, ma a questo è raggiunta attraverso un lungo esercizio di disponibilità a Dio e alla sua volontà, come si preparasse poi a ripetere quel sì lungo tutta la sua esistenza. A lei in fondo bastava che quel figlio che ormai si ritrovava in grembo crescesse, come dice Luca, in età, sapienza e grazia, sino al suo compimento, intuendo già da quel momento che si sarebbe poi trovata ad attraversare strade impervie e dolorose, come l'avrebbe pronunciato anche Simeone nel Tempio, e anche a te, dirà, una spada trafiggerà l'anima. Quale presentimento! A partire dai sospetti dei suoi stessi compaesani nei confronti di questa sua maternità in attesa, anche per il suo promesso sposo Giuseppe, sino alla consapevolezza di dover assistere alla morte crocifissa di suo figlio. E come avrebbe potuto ancora sostenerlo stando ai piedi della croce? E quel sì detto in quel momento all'annuncio dell'angelo è un sì che in Maria poi si ripete, viene ripreso continuamente, sino alla morte di croce di suo figlio sul Calvario. Anche lì Maria continua a dire il suo sì, continuando a ripetere un sì all'amore. Maria, madre silenziosa, che tutto immaginasti senza parlare oltre ogni visione umana, aiutami ad entrare nel mistero di Cristo, lentamente, profondamente, come un pellegrino arso di sete entra in una caverna buia alla cui fine oda un lieve correr d'acqua. Fa che prima di tutto mi inginocchi ad adorare, fa che poi tasti la roccia fiduciosa e mi inoltri sereno al mistero, fa infine che io mi disseti all'acqua della parola in silenzio con te. Forse allora Maria, il segreto del figlio crocifisso, mi si rivelerà nella sua immensità senza confini e cadranno immagini e parole per far spazio solo all'infinito. Così il cardinal Newman. Sì, Maria, madre e figlia del tuo figlio, rendi anche noi ricolmi di questo Natale che sta per avvenire, di tutta la pienezza di Dio. Che sia una buona domenica per tutti.